Amafiopoli, il dono santo della vita è cosa sacra, perché di tutto possono dire le male lingue, ma non che i mafiopolitani non siano religiosi, come le persone per bene. Acqua santa, madonnine puncicate e sempre a messa alla mattina. In nome del padre, del figlio di suo padre, e ci siamo capiti, con tutti i santini in colonna, dal santino elettorale di Santo Totò Bacio Bacio, protettore dei mafiopolitani innamorati, all'apparizione di Binnu, tutto addobbato, avvescovato, a Giussi di Tale, giù a Partinico, che ancora adesso se la fanno addosso, dal ridere, fino al Papa Greco, che ci sono uscite le stigmate dopo il maxi processo. Scherza con i fanti, ma lascia stare i santi. E allora giù in città, oggi, è la sagra, sacra della vita che si rinnova. I fratelli Graviano, reucci degli scherzi da prete, ci hanno fatto due figli surgelati, dalla villeggiatura di Spoleto alla faccia del carcere duro, con spedizione in contrassegno del sacro seme, come sognava Don Cumulo Cutolo. Un veterinario Mimmo Pattuglia, invece, della stirpe di Raccuglia e del casato di Farfuglia, ogni anno, come i santi onesti lavoratori, tira giù per un mese la saracinesca della sua Latita e Latticini S.P.A., sede vacante di Borgetto, per l'annuale mese di perpetuazione della specie. Da quel famoso detto latino del Vangelo secondo Binnu, latito ergo sum. E al principe e a tutta la commissione ci viene quasi da piangere, a pensare come si trasmette meravigliosamente il seme dell'amore nel mondo unico dell'amicizia multilevel marketing della regione di Mafiopoli. Perché Mafiopoli è al passo con i tempi, che mica per niente Zubinno ci ha inventato con la sua donna le coppie di fatto 30 anni fa, quando i dico erano solo voce del verbo vicere. Ma tutto questo fiorire di seme ha il suo lato nero, e a Mafiopoli tutti i vecchi saggi sono preoccupati, perché quei semi diventeranno un giorno bambocci, e poi gireranno in girello, e poi giocheranno a palla, e poi cominceranno a micette e mortaretti, e poi con il racket delle merendine alla scuola materna, e poi con l'infiltrazione mafiosa al torneo di calcetto dell'oratorio. E poi ci vogliono la pistola senza cioccolato e insieme alla pistola la macchina. E da che mondo è mondo lo sanno tutti che il problema di Mafiopoli è il traffico. E allora bisogna fare spazio. I primi sono stati i capalesi della regione di Gomorra, che per fare spazio ci hanno fatto il tiro al piattello con il primo premio di peluche, che l'hanno vinto per il bonus dei neri al buio. Però a Mafiopoli ci sta una severa ordinanza del principe e del caposindaco, che non si può fare rumore, soprattutto di sera. Dovete stare calmi, basta clamore, basta con la violenza, ci vuole tranquillità per agire. Ci sta scritto sul decreto intercettato tra il console e l'equino sbangano. E allora bisogna fare spazio in silenzio, in modo intelligente, perché Mafiopoli è la città del silenzio. Per fare silenzio, il ministro della quiete pubblica ha deciso che bisogna prendere provvedimenti con chi parla, degli amici, degli amici, degli amici, ma soprattutto con i nemici, per una nuova ecologia comportamentale. Bisogna trasformare i testimoni in testamenti, ha dichiarato il ministro all'inaugurazione della prima pietra del nuovo ponte da Messina a Sydney. E giù un applauso a rete mafiopilotate, perché il problema di Mafiopoli è il traffico,
e tutte queste scorie di scorte creano ingorghi disdicevoli. Anche Emilio Lede l'aveva detto a Beghe 4. Basta con questi VIP testimoniati, con le scorte e la corte come le sciantose. E così adesso, finalmente, Pino Masciari, Pieraiello e gli altri loro compari girano indisturbati come in un paese mafiopolitano che si rispetti, senza troppe auto e soprattutto abbassando il PM10. Un programma di protezione ecologico che piacerebbe da morire a quel vecchio simpaticone pollice verde del vecchio Barbalamenti. E per fare ancora meglio, perché i mafiopoli ci tengono a fare le cose bene, a quel maniaco di Magnaci ci hanno tolto il disturbo di vendercela la macchina e l'hanno fatta loro, in diretta, al barbecue. Tempi di festa, mafiopoli, alla sagra del fare spazio per la perpetuazione della specie. Una paranza di fuoco. E così, grazie al decreto fare spazio, tanti semi possono fiorire, allegri, senza essere soffocati dalle gramigne, e finalmente le forze di pulizia di mafiopoli possono dedicarsi a ruoli più seri, come le multe alle bici in sosta, come tenere la bandiera alle inaugurazioni e sculacciare i piccoli spacciatori. E in città ritorna finalmente il sereno, tutti tranquilli, tornano a fornicare secondo i comandamenti dei mandamenti, e il pelo perde il vizio e chi non risica non fornica. Finalmente poi a Mafiopoli scende la sera, quella bella sera con tutto il silenzio intorno, quel bel silenzio tutto dentro gli arancini, quel silenzio della bocca piena e non si sente niente, tutti muti, tutti ciechi e sordi. Se sentite un rumore, dice il principe, state tranquilli, concittadini mafiopolitani, sarà un suicidio. Nel migliore dei casi un attentato anarchico fallito, o al massimo la scorta che sbatte la porta e se ne torna a casa. Per un futuro meravigliao, ecologiao, mafiosao e sexual. Alla brasiliana.